Miei cari fratelli e mie care sorelle, ovunque voi siate, vorrei esternare la mia più sincera e profonda gratitudine per il voto di sostegno che avete espresso ieri. Sebbene io mi senta privo di eloquenza e lento nel parlare come Mosè, mi consolano le parole che il Signore gli disse. Chi ha fatto la bocca dell'uomo? O chi rende muto o sordo, o veggente o cieco? Non sono io, l'Eterno? Or dunque va, e io sarò con la tua bocca, e ti insegnerò quello che dovrai dire. Trovo conforto, inoltre, nell'amore e nel sostegno della mia adorata moglie. Ella è per me e per la mia famiglia un esempio di bontà, di amore e di devozione totale al Signore. L'amo con tutto il cuore e sono grato per l'influenza positiva che ha su di noi. Fratelli e sorelle, vi attesto che il presidente Russell M. Nelson è il profeta di Dio sulla terra. Non ho mai visto nessuno più gentile e amorevole di lui. Benché mi senta inadeguato per questa chiamata sacra, le sue parole e lo sguardo dolce dei suoi occhi, quando mi ha esteso questa responsabilità, mi hanno fatto sentire avvolto dall'amore del Salvatore. La ringrazio molto, presidente Nelson. La sosteniamo e le vogliamo bene. Non è una benedizione in quest'epoca in cui stiamo vivendo avere profeti, veggenti e rivelatori sulla terra che si adoperano per conoscere e seguire la volontà del Signore? È confortante sapere che non siamo soli nel mondo, nonostante le sfide che affrontiamo nella vita. Avere i profeti è un segno dell'amore che Dio prova per i suoi figli. I profeti rendono note le promesse e la vera natura di Dio e di Gesù Cristo al loro popolo. L'ho imparato per esperienza personale. 18 anni fa, io e mia moglie abbiamo ricevuto una telefonata dal presidente James E. Faust, che allora era il secondo consigliere della prima presidenza. Ci chiamò a servire come presidente di missione e consorte in Portogallo. Ci disse che avevamo solo 6 settimane prima di cominciare la missione. Sebbene ci sentissimo impreparati e inadeguati, accettammo la chiamata. A quel tempo, la nostra più grande preoccupazione era ottenere il visto richiesto per servire in quella nazione, poiché, memori di una precedente esperienza, sapevamo che l'intero processo avrebbe richiesto dai 6 agli 8 mesi. Il presidente Faust, quindi, ci chiese se avevamo fede nel fatto che il Signore avrebbe operato un miracolo e che noi saremmo riusciti a risolvere il problema del visto più velocemente. La nostra risposta fu un sonoro sì, e iniziamo immediatamente a preparare il necessario. Preparammo i documenti richiesti per il visto, poi prendemmo la nostra giovane famiglia e andammo al consolato il più velocemente possibile. Lì ci incontrammo con una signora molto gentile. Mentre esaminava i nostri documenti e scopriva cosa avremmo fatto in Portogallo, ci chiese: aiuterete davvero le persone nel mio paese? Senza esitazione rispondemmo sì e spiegammo che avremmo rappresentato Gesù Cristo e avremmo portato testimonianza di Lui e della Sua missione divina nel mondo. Ritornammo al consolato dopo 4 settimane, ritirammo il nostro visto e arrivammo sul campo di missione nel giro di 6 settimane, come un profeta del Signore ci aveva chiesto di fare. Fratelli e sorelle, attesto che i profeti parlano per il potere dello Spirito Santo. Rendono testimonianza di Cristo e della sua missione divina sulla terra. Incarnano la mente e il cuore del Signore e sono chiamati a rappresentarlo e a insegnarci ciò che dobbiamo fare per tornare a vivere alla presenza di Dio e di suo Figlio Gesù Cristo. Quando esercitiamo la nostra fede e seguiamo i loro insegnamenti, veniamo benedetti. Seguendoli, la nostra vita è più felice e meno complicata. Le nostre difficoltà e i nostri problemi sono più leggeri da sopportare e creiamo intorno a noi un'armatura spirituale che ci proteggerà dagli attacchi del nemico nei nostri giorni. Questo giorno di Pasqua attesto solennemente che Gesù Cristo è risorto, vive e dirige la sua Chiesa sulla terra tramite i suoi profeti, veggenti e rivelatori. Attesto che Egli è il Salvatore e il Redentore del mondo e che grazie a Lui possiamo essere salvati e ottenere l'esaltazione alla presenza di Dio. Lo amo
e lo adoro. Voglio seguirlo, fare la sua volontà e diventare più simile a lui. Dico queste cose umilmente nel sacro nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.